da remoto che devono rendersi visibili, soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento e che non possono collegarsi da luoghi aperti al pubblico o in cui siano comunque presenti altre persone né da mezzi di trasporto. L'intervento deve essere udibile, per cui occorre assicurarsi di disporre di una connessione internet stabile. Avverto che, essendo ne stata fatta richiesta, l'audizione informale odierna sarà trasmessa mediante web TV ai sensi del parere della Giunta per il regolamento del 26 giugno 2013, a condizione che vi sia il consenso da parte del nostro audito. Non essendovi, mi pare, obiezioni, dispongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante la web TV della Camera dei Deputati. Interviene in collegamento da remoto il presidente Thomas Baumgartner, spero di averlo pronunciato bene. Nel ringraziare il nostro ospite per la disponibilità, ricordo che ha a disposizione per il suo intervento 10 minuti, in modo da consentire i successivi interventi, successivi ed eventuali interventi da parte dei deputati e una sua conseguente replica. Cedo quindi la parola al presidente Baumgartner. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per questo invito. Ha espresso esattamente bene il mio nome, Baumgartner, presidente di ANITA. Egregi signori, onorevoli, noi siamo rappresentanti della sezione ANITA che fa parte con Confindustria, rappresenta il settore dell'autotrasporto con 70.000 imprese iscritte. Riguardo alla tematica ci riguarda anche molto, perché ormai le imprese di trasporto negli anni si sono evolute sempre di più imprese di logistica e quindi, oltre a fare il trasporto e la distribuzione delle merci, effettua anche attività. Dell'atto che abbiamo letto, mi preme comunque fare presente che anzitutto occorre suddividere tra attività di gestione del magazzino e attività di trasporto, ossia di distribuzione delle merci che è stata gestita nel magazzino, perché sono due attività completamente diverse e le problematiche sono anche diverse e le soluzioni per risolvere eventuali problematiche sono diverse. Per quanto riguarda l'attività della gestione delle merci nei magazzini, mi permetto di fare un breve scorso storico su come si è arrivata alla situazione oggi, che è abbastanza correttamente descritta nell'atto. E bisogna considerare che negli anni 90 e forse anche prima tutte le attività della gestione dei magazzini è passata col tempo in esternalizzazione, terzializzazione tramite il sistema delle cooperative, perché in quell'epoca il costo del lavoro delle cooperative era nettamente inferiore rispetto al costo di un'azienda normale per diversi fattori, e anche la flessibilità del lavoro era maggiore. Quindi le aziende che avevano questo lavoro o dovevano esternalizzare, terzializzare queste attività o erano costrette a chiudere. Per questo siamo arrivati in Italia, che è un po' l'unico paese in Europa che ha questa particolarità, che le attività di gestione delle merci nei magazzini è completamente terzializzata. Questo per le aziende logistiche comporta anche un problema, perché ovviamente il controllo della qualità, il controllo del lavoro, della qualità dell'attività è minore, sono anche più aumentati, più alti i furti che si registrano in Italia. Comunque il lavoro poi si è un po' sviluppato e in molte cooperative si sono negli vari decenni introdotti dei soggetti che hanno invece utilizzato la cooperativa per accaparrarsi dei lavori utilizzando forme di lavoro o di attività non proprio legali, incominciando a lavorare in un contesto non completamente legale, come è descritto anche nel documento. La cosa che spesso si nota sono mancanze di pagamento dei contributi, lavoro in nero, esenzione, cioè non pagamento dell'IVA, società apre e chiude e così via. Noi come società di logistica e trasporto che dobbiamo utilizzare la terzializzazione siamo un po' vittime anche di questa situazione, e siamo noi stessi
che richiediamo da tempo come associazione affinché l'istituzione faccia in modo che questi soggetti, queste società o cooperative, ultimamente anche SRL, perché il fenomeno riguarda anche piccole società, affinché noi ci possiamo avvalere di società regolari che lavorano in un ambito legale, non utilizzano attività o modalità di lavoro non legali. Per questo, a quanto arriva invece l'atto a proporre di rendere più corresponsabile tutta la filiera, noi non possiamo essere d'accordo per adesso, finché non abbiamo una possibilità di poter controllare le società che si offrono in appalto. Noi oggi non abbiamo nessuna possibilità di controllare la regolarità fiscale, la regolarità sociale delle società, non possiamo intervenire, pena l'intermediazione di manodopera, a controllare finché gli orari di lavoro vengano remunerati correttamente, che ci sia lavoro nero o meno. Quindi se ci deve essere corresponsabilità, noi abbiamo bisogno che le istituzioni ci offrano uno strumento di certificazione per la sostenibilità sociale, ma anche una certificazione per la regolarità fiscale, simile come quella del DURC per quanto riguarda la regolarità contributiva. Abbiamo bisogno di queste certificazioni, altrimenti non è fattibile, perché veniamo responsabilizzati di cose delle quali non possiamo difenderci. Questo per quanto riguarda la parte di questa verità. Noi abbiamo già fatto delle proposte, oltre alla certificazione, come la si potrebbe fare, abbiamo anche proposto con l'INL delle specie certificazioni che vengono fatte in ambito INL con delle commissioni ad hoc che certificano gli operatori che sono sul mercato, ma soprattutto la cosa più importante che oggi noi chiediamo ancora venga fatta è il reverse charge per queste attività. Il reverse charge sull'IVA, che eliminerebbe il 90% delle problematiche, perché il grosso risparmio di costo che hanno queste società che si offrono sul mercato per gestire la merce magazzina è quello di non pagare l'IVA. Non la pago per 2 o 3 anni, poi chiudo l'azienda e ne apro un'altra, e questo dà un vantaggio di 22%. Se ci fosse il reverse charge, non è possibile che questi soggetti si presentino sul mercato, e almeno una grande parte dei soggetti che operano al di fuori delle normative sarebbe automaticamente escluso. Perciò ad una parte reverse charge, dall'altra parte invece certificazione che ci permette di controllare queste società. Questo per quanto riguarda l'attività del magazzino. Per quanto riguarda l'attività di distribuzione merce è un po' diverso. Mentre l'altro parla anche di turni massacranti, riteniamo che nelle attività in magazzino non ci siano turni massacranti, forse è un fenomeno nella distribuzione delle merci, dove però bisogna anche considerare che l'attività logistica e trasporto ormai ha un raggio abbastanza lungo, inizia dalle 6 di mattina fino alla sera, bisognerebbe permettere anche nella gestione della flessibilità degli orari di lavoro, permettere anche degli orari di lavoro mattutini e serali con fermi durante il mezzogiorno, dove tra le parti sociali bisogna comunque regolare questo. E comunque l'attività di trasporto e distribuzione è un'attività dove il lavoratore di fatto è un lavoratore autonomo, l'impresa committente non può capire, sapere dove va, dove cosa fa, come si organizza la propria attività lavorativa, perciò sono lavori anche appunto non verificabili, quindi occorre che ci sia questa flessibilità di cui si parla. Altro non avrei da aggiungere, se ci sono domande sono qui. La ringrazio, Presidente. No, chiedo al collega Rizzetto se vuole intervenire, se no faccio una domanda io. No, mi pare di no. No, io l'ho ascoltata molto bene. No, Presidente. Ah, ok. Ah no, chiedo scusa, la lascio parlare, prego, prego. Prego, faccio, prego, faccio, Walter, faccio Rizzetto, prego. No, lei. No, non c'era. No, chiedo scusa, in realtà no, non ho delle domande, sono
sono soddisfatto per quanto rispetto a quanto ho ascoltato, soprattutto nel passaggio in cui il rappresentante di Anitas va a sollecitare, se ho capito bene, le istituzioni a dare una mano, voglio dire, ad un certo tipo di associazioni anche per quanto riguarda la ricerca di eventuali illeciti che si devono fare. È proprio su questo, vede, che vertono le risoluzioni della Presidente Mura e la mia stessa risoluzione, perché insomma ci sembra che a questo punto serva sotto e non soprattutto e non soltanto su quel tema una svolta importante. Ci sono delle risoluzioni, ad esempio la mia risoluzione verte anche evidentemente anche su quella che è una sorta di concorrenza sleale intramenia all'interno della stessa Europa rispetto ad un tema molto importante, quindi io ho preso atto della sua audizione, spero ci vorrà mandare anche una memoria che leggeremo molto volentieri e la ringrazio. Ho terminato, Presidente, grazie. Grazie a lei, collega. No, anch'io volevo ringraziarla per il contributo che ci ha dato, molto interessante rispetto alle conclusioni finali che poi faremo qui in commissione col collega Rizzetto, anche nell'andare a definire un testo unico, diciamo, delle due risoluzioni. Però mi premeva fare un passaggio sulla necessità di responsabilizzare la filiera, no? Perché lei giustamente ha detto che è un po' difficile che per esempio le imprese committenti possano controllare gli autotrasportatori, che spesso sono lavoratori autonomi, questo per quanto riguarda le attività di trasporto, e anche all'interno in ambito alle attività di gestione del magazzino. Invece, secondo il mio parere, ma devo dire che questo è stato sostenuto anche da diversi auditi, la sfida è quella di costruire una cultura della sicurezza, della direi anche della legalità, no? Per certi ambiti, e considerati certi eventi a cui abbiamo assistito in questi anni. Quindi costruire una cultura della responsabilità e quindi una responsabilità della filiera. La certificazione in questo può sicuramente aiutare, però per esempio alcune associazioni proponevano di costruire anche delle reti, anche virtuali, attraverso delle piattaforme all'interno del quali possano interagire tutti quelli che sono i soggetti della filiera della logistica, in modo tale che si possano anche scambiare informazioni e quindi anche le imprese committenti, nel momento in cui scelgono, si avvalgono, diciamo, o perlomeno hanno acquisito informazioni tali che possono decidere di scegliere soggetti che diano maggiori garanzie. Quindi io credo che al di là del supporto istituzionale e anche di questi interventi che lei proponeva, la certificazione, l'anticipazione IVA, secondo me, ecco, la sfida che noi dovremmo cercare di perseguire tutti insieme, e attraverso questa risoluzione noi vorremmo proprio proporre questo approccio, è quella proprio di costruire invece una responsabilità della filiera, costruire le condizioni affinché appunto si possa avere uno scambio di informazioni e quindi anche i committenti possano scegliere il meglio, quello che dà maggiori garanzie sia per ovviamente la missione aziendale, ma anche rispetto a quelle che sono le condizioni dei lavoratori. Ecco, questa era un po' la sollecitazione che io volevo farle. Non so se lei vuole aggiungere qualche ulteriore considerazione. Prego. Sì. Allora, se posso, sì, no, certamente sono due cose distinte, perché la rete di informazione senz'altro è utile, perché la rete di informazione è ben vista, perché ci dà appunto quello che dicevo io, una mano nel poter individuare eventuali società non regolare, e questo nulla nuoce, perché però il discorso della corresponsabilità è un po' diverso. Lei ha anche accennato al discorso della sicurezza del lavoro. Vede, se io utilizzo come azienda, come committente, un appaltatore che lavora nel magazzino, devo assolutamente avere separate queste due attività. Cioè io non posso intervenire in nessun modo sull'azienda per maggiore sicurezza. Se vedo un lavoratore che non ha i DPI addosso o qualcosa, non posso minimamente intervenire. Perciò
automaticamente con l'accertazione deve essere separata questa entità, se no c'è commistione e c'è il rischio che si venga interpretato non come una società diversa. Perciò questo è molto difficile. Faccio un altro esempio, onorevole. Se un'azienda appaltatore non versa l'IVA, cioè io oggi non ho nessuno strumento per poter verificare questo. Posso chiedere che mi diano l'F24, però che la dichiarazione IVA, però che non attesta che abbia pagato tutta l'IVA, può aver pagato qualcosa. Cioè non abbiamo oggi veramente strumenti a poter controllare. La rete di quello che lei dice è uno strumento che può essere utile, però noi vorremmo andare di più, vorremmo avere proprio dai vari enti, agenzie delle entrate, IMSS, INAIL e così via, degli attestati che queste aziende pagano regolarmente il proprio dovuto per poter essere tranquilli che l'azienda sia regolare, se no come posso essere corresponsabile? Cioè ci vuole uno strumento maggiore e comunque pensiamo che anche sia compito dello Stato non permettere affinché sul mercato ci siano operatori che lavorano con metodi non leciti, insomma. Bene, Presidente Baumgartner, io la ringrazio per il contributo che ha voluto rendere. Le chiedo cortesemente, se vuole, di inviarci una memoria anche con ulteriori suggerimenti e considerazioni rispetto a quelle che ha presentato durante l'audizione. La ringrazio ancora e dichiaro conclusa l'audizione.